Pace bene, bentornati. Oggi, 8 settembre, ricordiamo la Natività della Beata Vergine Maria. Ascoltiamo. Nella data odierna, le chiese d'Oriente ed Occidente celebrano la nascita di Maria, la Madre del Signore. Celebrare la Natività della Madre di Dio conduce al vero significato e al fine di questo evento, l'incarnazione del Verbo. La nascita della Vergine fu preannunziata fin dall'inizio dei tempi, quando il Signore promise all'umanità decaduta un'altra donna che avrebbe schiacciato il capo al serpente. Maria nacque santa poiché fu concepita senza macchia originale e piena di ogni grazia. Maria bambina è anche immagine dell'umanità nuova, quella da cui il figlio suo toglierà il cuore di pietra per donarle un cuore di carne che accolga in docilità i precetti di Dio. Per questo la festa odierna è stata celebrata con lodi magnifiche da molti padri della Chiesa, che hanno attinto alla loro conoscenza della Bibbia e alla loro sensibilità e ardore poetico. Scrive a proposito di questa festa San Pier Damiani: «Oggi è il giorno in cui Dio comincia a mettere in pratica il suo piano eterno, poiché era necessario che si costruisse la casa prima che il re scendesse ad abitarla». Ed in questa festa così importante e bella, oggi io voglio proporvi questa lettura dal secondo sermone sulla Natività di Maria di Pier Damiani. Casa bella, riferita a Maria, poiché se la Sapienza si costruì una casa con sette colonne lavorate, questo palazzo di Maria poggia sui sette doni dello Spirito Santo. Salomone celebrò in modo solennissimo l'inaugurazione di un tempio di pietra. Come celebreremo la nascita di Maria, tempio del Verbo incarnato? In quel giorno la gloria di Dio scese sul tempio di Gerusalemme sotto forma di nube, che lo oscurò. Il Signore, che fa brillare il sole nei cieli, per la sua dimora tra noi, ha scelto l'oscurità, disse Salomone nella sua orazione a Dio. Questo nuovo tempio si vedrà riempito dallo stesso Dio che viene per essere la luce delle genti. È giusto dunque cantare questo giorno a colei che nasce in esso. E proprio nel ricordo della grande tenerezza di Maria la preghiamo insieme oggi, dicendo: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, prega per noi.